A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto a Brando Madonia. Ciao Brando. Ciao, ciao a voi. Pronti per raccontare di Particelle Elementari, vale a dire il singolo del momento, ma non solo, anche del nuovo tuo album primo da solista, dico bene? Esatto, esatto. Guarda, infatti le Particelle Elementari è uscito a marzo ed è un brano che cerca di affrontare in maniera, diciamo, ironica le difficoltà della vita che ci creiamo noi, perché spesso, sai, la vita purtroppo ci mette davanti a delle vere difficoltà, quindi è inutile crearsene di nuove, magari a volte analizziamo certi fatti, diciamo, ma in fondo sai che non è proprio così un problema, è inutile crearsi ulteriori problemi, tutto con cercare di affrontare con leggerezza ed ironia, questo è il messaggio del brano. Sì, perché noi per certi versi stiamo diventando abbastanza bravi a crearci ulteriori problemi sui problemi, no? Esatto, cerchiamo di evitare però, di essere un po' meno bravi. Esatto, tendiamo alla specializzazione, quindi bisognerebbe ritornare esatto. Un po' indietro. Questo è anche una sorta di rivincita su un amore finito, forse... No. Mai sì. Iniziato veramente. Sì, quello è, diciamo, è un'idea, un pretesto, cioè non per forza deve rivolgersi, diciamo, su questo tema, ma come ti dicevo, proprio in generale a delle situazioni o dei rapporti o qualsiasi cosa, anche semplicemente dei propri pensieri personali che in fondo li amplifichiamo senza motivo, gli diamo troppa importanza, che in fondo non è davvero così importante questo problema. Ciao, ciao, ciao. Dicevamo all'inizio, sei all'esordio dal punto di vista musicale come solista, ma in realtà un paio di album già con il tuo gruppo sono all'attivo, sì. No? Sì, sì, io ho iniziato da ragazzino, prima da molto piccolo a fare le prime canzoncine, ovviamente da quasi bambino, non ero un granché, però mi piaceva, c'è già l'idea di comporre, di scrivere canzoni, proprio mi ha sempre affascinato. Poi ho suonato con una band per diversi anni che ci chiamavamo i Vidiel, abbiamo fatto due album, tante esperienze insieme, vari concerti, comunque tanta roba. E dopo, appunto, se non sbaglio, 9 anni più o meno, poi ci siamo sciolti, come purtroppo accade per molte band, e io ho continuato, diciamo, a fare musica perché volevo fare questo. Io voglio continuare a fare musica nella vita. Ne sentivo proprio il bisogno, e è arrivato il Covid, quindi diciamo ha anche allungato tantissimi tempi, come ben sappiamo in generale, certo. Non solo della musica ma in tutto, e quindi sì, sono usciti diversi singoli con il mio nome, Brando Madonia, e adesso appunto anche l'album, quindi sono il mio primo album da solista, sono contento, anche se ormai... l'album è quasi una cosa romantica, no? Cioè, come no? Si lavora ormai solo su singoli, uno dopo l'altro, rapidi, veloci, ok, adesso facciamo un altro, invece per fortuna, cioè, a me piaceva anche l'idea di fare proprio un disco, anche una cosa simbolica, capito? Cioè, l'idea di aver fatto un album, quindi sono molto contento. Perché lo diciamo spesso con tutti i vari protagonisti che vengono a trovarci video di come è cambiato, poi... Non sta a noi giudicarsi in bene o in male, però è cambiato sicuramente la metodologia, no? Quindi questo discorso dei singoli è diventato quasi una regola, e quando uno poi arriva a produrre l'album quasi dice caspita, addirittura è un effetto destabilizzante, dice, però sì. E quindi però immagino che dal punto di vista dell'artista sia un completamento di un percorso che sancisce proprio quello che è stato il lavoro, no? Esatto, è un lavoro che ha con un inizio e con una fine, rappresenta te con, diciamo, diversi aspetti di me in questo caso, perché nell'album hai la possibilità di mettere
canzoni diverse l'una dall'altra, che comunque sei sempre tu. Quindi l'idea di poter dare sfaccettature diverse di se stessi in musica, nel mio caso, è bello, perché magari l'ascoltatore, se ha la pazienza, la voglia di ascoltare appunto il disco, si può sentire la differenza da una canzone all'altra, perché è proprio questa la bellezza di un album, che comunque racchiude un momento, racchiude un periodo. Poi magari tra qualche anno, come lo è stato già in passato, cioè, comunque ci sarà un'evoluzione, quello penso sia una cosa abbastanza anche naturale. Esordio su un'etichetta che ha una connotazione importante dal punto di vista anche del territorio, no? Tu? Sì, io di una signora che ne sa. Ho lavorato con Carmen Consoli, con i primi singoli che ho fatto con lei, e poi ho fatto questo album invece con un'altra etichetta sempre di Catania, quindi sono rimasto nella mia terra. E con Carmen ho fatto esperienze bellissime, a parte appunto i primi 3-4, se non sbaglio, singoli che sono usciti appunto nel 2020 e fine 2020, estate 22 se non sbaglio l'ultimo, per appunto la lentezza del Covid, e poi ho avuto l'onore di aprire i suoi concerti la scorsa estate. Comunque un'esperienza stupenda che mi porterò sempre con me, perché impari tantissimo e ho lavorato veramente veramente bene. Catania lo si vede anche nelle particelle elementari, no? Dal punto di vista del video, sia per il teatro che per queste scogliere meravigliose. Esatto, guarda, la scogliera di Catania, io sono molto legato a quel luogo e mi piaceva tanto imprimerlo in un video mio, e sono contentissimo del risultato, perché questo contrasto mi piace tantissimo, dei colori, del mare, al nero della roccia, della pietra lavica, tipica della mia terra, della mia zona, e il verde della vegetazione, quindi sono felice. Un contrasto naturale che va ad avvalorare la tesi che si diceva prima, no? Che poi è un po' anche la vita che vive di questi, assolutamente, di questi contrasti. Pieno di contrasti, la vita a volte. Ma che, cioè, è giusto anche che sia così, i contrasti sono i colori della vita, se no sarebbe tutto in una monorotaia, tutto uguale, non saremmo umani. Dicevamo di Catania, una storia musicale insomma piuttosto importante, era a un certo punto stata definita anche la Seattle italiana, sì. Mi piace questa sì, definizione. Sì, è sempre stata vista come, ed è vero, comunque io posso parlare per la mia generazione, da quando ho iniziato da ragazzino fino ad ora, che comunque c'è sempre tanto fermento, c'è sempre tanta voglia di fare musica, cioè, ed è quella la cosa più importante. Poi è normale che magari in città come Roma o Milano ci sono più possibilità, ci sono più posti dove poter andare a esibirsi, però poco importa se uno parte con una forte passione, cioè l'importante veramente è quanta voglia tu hai di fare, poi tutto andrà avanti e viene da sé. Adesso, a proposito, dicevi dell'apertura dei concerti di Carmen Consoli, dei live, avrà un proseguo anche live a questo tuo primo album? Ma guarda, me lo auguro, adesso infatti vediamo cosa succederà più avanti, e spero di poter suonare tanto, anche perché l'aspetto del live è quell'aspetto che per fortuna ancora non si può, diciamo, sostituire con altro. Come dicevamo prima, no? Come sono cambiate le cose, certo. Ormai è tutto molto rapido, digitale, tutto veloce, però il live ancora per fortuna è live, cioè, ed è una bellissima, si crea sempre un'atmosfera bella in qualsiasi live. Parlo anche da ascoltatore, cioè certo. Io vado a vedere un live, non trovo sul palco. Ma in effetti lo si vede proprio nella stretta attualità di come stanno fiorendo alla grande i concerti con grandissimi risultati, sold out e quant'altro, anche perché forse proprio in contrapposizione a quello che è il mondo della musica fluida, chi più ne ha più ne metta, ha avuto
un peso ancora più importante la musica dal vivo, no? Sì, 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 è vero, meno male, infatti da quando sono ripartito ormai da tanto, per fortuna, come dicevi tu, veramente, io mi sono accorto a Catania, anche appunto l'estate che ho suonato, aprendo i concerti di Carmen in Italia, cioè c'erano concerti ogni giorno, sì. Ogni giorno c'erano festival, concerti, bellissimo comunque, c'era una voglia, una vita veramente, cioè, intensa. Dobbiamo far sì che tutto questo rimanga saldamente nell'attualità e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. L'appuntamento alla prossima. Ciao Brando. Ciao, grazie.